Buonasera a tutti, eh, anzitutto permettetemi un doveroso congratulo per gli abitanti delle Marche che sono stati così duramente colpiti da, da questo evento climatico che purtroppo mi sa che ci accompagneranno anche per i prossimi anni. Ciò detto, eh, saluto volentieri Marco Bruno che è un caro amico di Polaris, e, um, è, un, è un outsider, l'anno scorso il record di... Di visualizzazioni di conferenze, l'ha tenuto Marco, ma diversi mi, mi pare 4.000, una cosa del genere. Urca. Abbiamo superato le 4.000 visualizzazioni. Veramente bravo! è Perché sei bravo e quindi te lo meriti. E ringrazio di essere qui con noi e di aver accettato questa sera. Saluto anche tutti i presenti. Eh, è il primo incontro che facciamo ancora online della nuova stagione di Polaris. Venerdì scorso avevamo provato a fare un'osservazione pubblica a Nervi, purtroppo le condizioni meteo ci hanno impedito, mh, abbiamo scoperto sul, in loco, fra parentesi, mh, di portarla avanti. C'era vento, onde del mare che facevano lo salino, quindi insomma era, era difficile eh, fa, farla. Comunque ci siamo riproposti insieme agli amici di Nervi che abbiamo conosciuto in serata ehm, ehm, di, di proporre qualcosa in questa bella location. Eh, lo scorso, la scorsa stagione Marco ci aveva parlato del James Webb Telescope che doveva ancora partire, quindi ci aveva raccontato un po' come era nato, cosa avrebbe dovuto fare, eccetera. Adesso è partito da qualche mese e ha già ottenuto dei risultati, devo dire, veramente eccezionali. E quindi Marco ci aggiornerà un pochino su, su questi risultati, vedremo un po' di capire insieme cosa okay. ha trovato, cosa potrà scoprire, tutte le strade nuove che si possono aprire, interessantissime su questo argomento. Eh, ringrazio ancora quindi Marco e tutti i presenti e gli lascio la parola. Bene, io ringrazio Gigi e, e tutto il direttivo del Polaris per, per l'invito, è sempre un piacere. E come sapete mi, mi diverto molto a fare queste conferenze, quindi accetto più che volentieri ed è stimolo anche per me per cercare di migliorare un po', integrare le presentazioni, eccetera, eccetera. Bene. Parliamo del James Webb. In realtà questa conferenza è per la prima parte la, quasi la stessa che avete già visto, con qualche aggiornamento, e poi c'è una seconda parte dove andremo a vedere i risultati scientifici che evidentemente eh, un anno fa non, non c'erano ancora, mentre ora ci sono e come. Allora, il web... Il web. James Webb è stato un amministratore della nasa negli anni eh, 60 ai tempi delle missioni Apollo eh, e il telescopio intitola, si intitola lui. Eh, il lancio era previsto per il 24 dicembre del 2021, quindi è stato lanciato eh, quasi esattamente dieci mesi fa. Eh, ma in realtà lo sviluppo era partito molto prima perché già sei anni dopo il lancio dell'Hubble Space Telescope era chiara la direzione che avrebbe dovuto prendere eh, un nuovo telescopio spaziale eh, e la direzione è molto semplice estendere le capacità del, eh, dell'HST, dell'Hubble Space Telescope verso l'infrarosso soprattutto che è la banda più di interesse per gli astronomi eh, e con una capacità ottica quindi uno specchio, un'area di raccolta nettamente più grande del buon vecchio Hubble. Eh, il web è una missione congiunta tra NASA, ESA e CSA che è l'ente spaziale canadese. Eh, nel 1996 si prevedeva un lancio dopo dieci anni, quindi nel 2007, con un budget di eh, 500 milioni di dollari. Eh, purtroppo la creazione del web è stata tra travagliata da un'infinità di problemi, di eh, rischedulazioni, di problemi di budget, di problemi tecnici. Quindi il progetto è stato radicalmente cambiato nel 2007 e la costruzione è completata poi ben dieci anni dopo, nel 2017. Eh, problemi multipli, eh, uno ricordo importantissimo è il cryocooler che è il raffreddatore eh, di uno degli strumenti che vedremo poi dopo, eh, grande di scammo termico che si strappò durante una delle prove, problemi di valvola del propellente, problemi del Covid che ha causato. Eh, ritardi pesanti eh, per non disponibilità del personale e ancora ultimamente appena prima del lancio problemi eh, in quanto un lancio Ariane del 2021 eh, aveva riportato un livello di, vibra di vibrazione più alto del previsto e il web viene lanciato da un razzo europeo Ariane. Morale della favola, da 500 milioni di dollari siamo finiti a circa 10 miliardi di dollari. 10 miliardi di dollari eh, che sono una cifra in realtà piuttosto piccola eh, rispetto ai budget eh, della NASA e soprattutto ai budget spaziali della difesa americana. Eh, qual è la comparazione tra i vari telescopi spaziali? Qui vedete, grosso modo, eh, gli specchi accostati dell'Hubble, eh, 2 metri e 30 cm, di Herschel, telescopio europeo nell'infrarosso 3,50 m, e del Webb che ha uno specchio molto diverso dagli altri, e uno specchio segmentato di 6 metri e 40 cm. Eh, vedremo poi bene che cosa vuol dire uno specchio segmentato ma possiamo già dire qui che l'invenzione degli specchi segmentati è completamente italiana il pioniere è stato negli anni 40 e 50 eh, Guido Onno d'Arturo all'osservatorio di Acetri e poi a Bologna quindi la, lo studio e l'invenzione dei telescopi a specchi segmentati è italiana eh, tutti i grandi telescopi in costruzione a terra in questo momento hanno specchi segmentati perché non è possibile Fare specchi monolitici superiori ai 6 metri e il Gensweb, per motivi di peso, per motivi di, di ottica e per tante ragioni, ha anch'esso uno specchio di, composto da 18 segmenti. L'altra cosa fondamentale, come dicevo prima, è che il web eh, ha una spiccata sensibilità per l'infrarosso e quindi copre bande eh, di eh, radiazione che il, lo Space Telescope Hubble non copriva e non copre. Ecco una visione del, del, del web. Dove vedete bene che il telescopio è essenzialmente composto da due parti, eh, la parte sopra che è lo strumento ottico vero e proprio, e la parte sotto che è uno schermo solare. Eh, L'altra cosa che salta gli occhi è che qui non c'è un tubo come per uh, l'Hubble che raccoglie il telescopio stesso, che lo protegge dall'esterno, il telescopio è completamente aperto al, allo spazio e quindi anche la luce spuria che può arrivare. Eh, la principale luce spuria arriva da Terra, Luna e soprattutto Sole, ma questi tre oggetti si trovano sempre al di sotto di questo schermo che più che uno schermo di luce è uno schermo di radiazione infrarossa. Stesso oggetto eh, visto da sotto, qui vedete il cosiddetto bus del satellite, cioè la parte di servizio, dove c'è questo grande anello che è l'attacco del razzo vettore, ci sono i pannelli solari, ci sono dei pannelli di compensazione dinamica dell'assetto, c'è un'antenna che qui sembra piccola ma è 70 cm, eh, ci sono i razzi di assetto, eh, e insomma tutto quello che serve per portare il telescopio in orbita e farlo funzionare. L'ottica del web è composta da eh, alcune parti fondamentali. La, il primo, Ciao. ovviamente. C'è qualcuno che ha il microfono Ma, aperto? Ah, eh, scusate. <ride> prego, prego, sentivo dei ritorni. Dicevo, eh, lo, specchio eh, okay. lo specchio principale ha un'area di raccolta di luce di circa 25 metri quadri. Lo schema ottico è un cassegrain eh, con un primario eh, parabolico, un secondario iperbolico che rimanda la luce all'interno di questo eh, schermo ottico verso gli strumenti che sono montati sul retro di questa struttura, che è la struttura di supporto dello specchio stesso. Eh, questo si chiama PMBA, eh, Primary Mirror Backplane Assembly. Questo è il primary mirror, questo è il secondary mirror e queste sono tre lunghe aste eh, che supportano lo specchio secondario. In più, sotto il telescopio c'è una torre eh, che serve per l'estensione del tutto nello spazio. E vedremo poi perché devono essere fatte tutta una serie di manovre di estensione. Dato che siamo fra strofili, vediamo la parte ottica del telescopio. Come dicevo prima, è un cassegrain. Eh, con un'apertura eh, focale F20, quindi molto lungo, con una lunghezza focale di 131 metri e un diametro principale di 6,6 metri del, dello specchio. Eh, come tutti i telescopi sofisticati, ha più di un fuoco: il fuoco Cassegrain si trova qui, poi il fascio viene rielaborato da uno specchio terziario e da uno specchio quaternario che serve anche per la per l'allineamento fine, per la guida fine e finalmente arriva a un piano focale eh, dove sono disposti gli strumenti. Un elemento dello specchio primario. Lo specchio primario è costruito in un materiale piuttosto inusuale che è un metallo, è il beriglio. Eh, perché il beriglio? Perché a parità di peso rispetto ad altri materiali ha prestazioni di rigidità eh, e di lavorabilità superiori. Eh, uno specchio ceramico o uno specchio in vetro eh, avrebbero avuto un peso nettamente superiore, invece questi specchi sono leggerissimi, dietro sono quasi completamente scavati, sono flessibili, sono coperti sul retro da una rete di attuatori che permettono di modificare la forma e la posizione dello specchio lungo diversi gradi di libertà. Gli specchi sono dorati anziché alluminati, perché dorati? Perché, perché l'oro è giallo? Ah, bella domanda, perché l'oro è giallo e l'alluminio è argenteo? Perché l'oro non riflette in maniera uniforme tutte le componenti della luce visibile, riflette fino al giallo e poi assorbe verso il verde e verso il blu, quindi ci appare giallo rossastro. Eh, ma Nell'infrarosso ha una riflettività migliore dell'alluminio e quindi gli specchi sono dorati anziché alluminati. Sei specchi in una cam delle camere di prova della NASA. Eh, questa volta la NASA sugli specchi ha fatto tutte le prove possibili per non ricascare negli incidenti tipo eh, miopia eh, dello specchio primario dell'Hubble Space Telescope che si scoprì dopo il lancio e solo dopo il lancio avere la curvatura sbagliata, questa volta non si sono corsi rischi di questo genere sull'ottica. Come vedremo dopo, per poter essere lanciato il web deve essere ripiegato a panino in pratica e soprattutto deve essere ripiegata la struttura del secondario. Qui vedete bene le dimensioni, 6 metri rotti, lo vedete bene rispetto ai tre uomini sul, sul fondo, questo è lo specchio secondario e questi supporti del secondario ripiegati per il lancio. Questo è lo schermo, il buffle, eh, il paraluce che accoglie il fascio ottico e lo indirizza agli strumenti di piano focale e qui vedete la struttura di supporto dello specchio al di sotto. Questo era un mock-up, ovvero un modellone del JWST nel, già nel 2005, quindi 15 anni prima del lancio. Eh, tranne modifiche alla strumentazione, modifiche ai pannelli solari, modifiche allo schermo solare e modifiche a qualche altro dettaglio, l'architettura era ben definita. E queste erano le persone che lavoravano al JWST, al web, eh, nel campus del, di Goddard della NASA nel 2005. Si stima che eh, dalla concezione al lancio a vario titolo tra NASA e contraenti vari abbiano lavorato al web circa 10.000 persone. Chiaramente non a tempo pieno, ma comunque le persone che hanno dato il loro contributo in, a vario titolo sono state circa 10.000. Cominciamo a vedere quali sono gli strumenti del, del web. Eh, il web avrà, avrà ah, eh, essenzialmente quattro strumenti. Il primo è la NIRCAM, la NIRCAM sta per NEAR Infrared Camera, è una camera per imaging, quindi per prendere immagini, nella banda infrarossa da 0,6 a 5 micrometri. 0,6 micrometri è il rosso, quindi va dal rosso. Eh, all'infrarosso vicino all'infrarosso medio. Eh, la responsabile della gestione di questa camera è l'Università dell'Arizona. La realizzazione è stata con, capitanata dalla Lockheed Martin. Poi c'è NIRSPEC, NIRSPEC sta per Near Infrared Spectrograph, copre la stessa banda di NIRCAM ma è uno spettrometro, quindi serve per prendere spettri, con una schiera di microatturatori ehm, eh, progettato da Airbus, Carl Zeiss e Astrium e ha dato non pochi problemi perché quell'oggetto che vedete lì sulla destra grigio è in realtà uno dei microatturatori attu che sono circa mi pare 200 e più 1000 che servono a far passare oppure no la luce di una stella attraverso eh, i reticoli di diffrazione del NIRSpec questa scheda di otturatori non superò uno dei primi test di vibrazione e quindi dove si dovette riprogettarla eh, sono tutti strumenti eh, costruiti esclusivamente per questa missione e quindi, eh, come tutti i lavori fatti una tantum, eh, hanno sofferto di problemi, di ritardi di tempi, di ritardi di forniture, di aumenti di costi e via di questo passo. Purtroppo è la regola di tutti i progetti complicati. Il terzo strumento è l'FGS NIRIS, ovvero il sistema di guida fine. Che è anche un imager nell'infrarosso e un spettrografo senza fenditura, slitless. Serve a fare la guida fine del telescopio. Sapete bene che cosa vuol dire guidare un telescopio? Significa tenerlo fermo rispetto a una sorgente. E un oggetto libero nello spazio non starà mai fermo, per tanto che facciate, avrà sempre un qualche moto di deriva su un qualche asse. L'FGS fa in modo che eh, durante eh, riprese di ore e ore il web stia fermo e puntato su una sorgente, mi pare con una precisione e stabilità attorno al millesimo di secondo d'arco. Ehm, questo strumento è fornito dall'Agenzia Spaziale Canadese, mentre e per la maggior parte americano... L'ultimo, il MIRI, ovvero strumento per l'infrarosso medio. MIRI è formato da una camera più uno spettrografo, eh, copre la banda da 5 a 27 micron, quindi spinge molto in basso nell'infrarosso, ha coronografi che vedremo dopo per osservare esopianeti e soprattutto una gamma sterminata di filtri, quindi può osservare gli oggetti con una serie di filtri tutti che coprono una certa lunghezza d'onda di infrarosso è eh, veramente molto estesa. Questi sono i campi di vista. I campi di vista sono piccoli. Eh, gli strumenti hanno tipicamente campi di vista di grosso modo Uh, due primi d'arco quadrati. NIRCAM ha due settori di due per due primi d'arco uh, Nairis ha un singolo settore di circa due primi MIRI ha un settore segmentato in varie maniere perché qui il sensore è più complesso ma è ancora più piccolo come campo. 113 primi per 74 primi, pardon secondi d'arco uh, NIRSPEC ha quattro uh, segmenti più una serie di sensori per la guida Guida fine, e per la messa a punto eh, con una copertura complessiva anche qui eh, di eh, un primo d'arco e mezzo circa per ogni, per ogni sensore. Lo stesso dicasi per il sensore di guida fine per FGS. Um, tenete a mente questa forma dei sensori multipli tipicamente formati da più di un sensore affiancato e capirete che quando vedete le immagini queste sono ricavate facendo mosaici, ovvero ogni immagine che vedete del, del web è composta da mosaici ottenuti spostando il telescopio per inquadrare successivamente aree eh, in, questa, in questa gamma di sensori, se no vedremo semplicemente due finestre e, e, e basta, due quadri. Questo è il, il sistema di montaggio degli strumenti e in particolare il Miri. Eh, non vado nel dettaglio, eh, esiste molta documentazione sul web, se volete studiare come è fatto, è una cosa semplicemente incredibile come, come struttura ottica. E questo è lo schema funzionale del Miri su cui spendiamo due parole. Eh, se Voglio osservare un oggetto nell'infrarosso. Devo evitare che il mio sensore venga accecato dalla luce infrarossa stessa emessa da altri oggetti. Eh, se mai avete giocato con una termocamera e avete provato a guardare il vostro vicino di scrivania o, eh, o qualunque altra cosa con una termocamera, in realtà avete osservato l'emissione di oggetti a temperatura ambiente o quasi, nella gamma infrarossa più o meno fra i 9 e i 13 micron, ovvero gli oggetti a 300 Kelvin, che è l'ambiente in cui viviamo più o meno, hanno un massimo di emissione, grossomodo, nella lunghezza d'onda attorno ai 10 micron. Ma è proprio a questa lunghezza d'onda che io voglio andare a osservare col miri, quindi non posso permettere che il miri venga accecato dalla luce emessa dalle proprie stesse pareti. A queste temperature. Quindi tutto Miri viene raffreddato e viene raffreddato, specialmente il sensore, a una temperatura di soli 6 gradi Kelvin, 6 gradi sopra lo zero assoluto. Eh, per raffreddare Miri a queste temperature c'è un frigorifero. Eh, qui lo chiama Miri Cooler, che è un capolavoro di ingegneria perché è un frigorifero che funziona eh, senza parti in movimento, senza motori, senza pompe, soltanto utilizzando onde acustiche in un tubo che si chiama tubo a onde d'urto, eh, tubo impulsi, pulse tube. E già costruire un frigorifero senza patti in movimento è una sfida tecnologica non indifferente. Fallo funzionare nello spazio è la seconda sfida. Infatti, era uno dei punti più critici di tutto il progetto questo, questo sistema di raffreddamento. Eh, C'è una parte calda che è nella parte del telescopio che guarda terra, che grosso modo è a 300, 300 Kelvin, eh, con tutta l'elettronica di controllo. C'è una seconda parte di elettronica di controllo di interfaccia che è nella zona tra quella calda e quella fredda del telescopio a temperature che vanno dai 293 fino a 100 Kelvin, poi il refrigerante che è elio gassoso raggiunge il punto dove c'è il sensore e ritorna dall'altra parte. Ehm... Tutte queste tubazioni sono lunghe circa 10 metri e fa funzionare un sistema aelio nello spazio con 10 metri di tubazione, per di più che devono essere flessibili per vari motivi, è stata l'altra scommessa eh, molto grossa del team che ha progettato Miri. Uh, I componenti della parte ottica sono montati qui, in questa truss uh, dietro il uh, telescopio stesso, qui c'è l'elettronica del sistema di, uh, di cattura immagini, poi c'è un sistema di interfacciamento che contiene il calcolatore che fa il command e data handling, ovvero che comanda l'elettronica del telescopio e gestisce i dati che arrivano, e si interfaccia con le antenne e i sistemi radio che sono sull'altro lato. Ed eccoci al famoso schermo. Um, Miri è raffreddato in maniera attiva, nel senso che <coughs> ha un sistema, come vi dicevo prima, un vero e proprio frigorifero che lo mantiene a 6 Kelvin, ma anche tutto il resto del telescopio, per funzionare bene nell'infrarosso, deve essere raffreddato. E il raffreddamento è completamente passivo, ovvero semplicemente... Sfrutta il medesimo effetto per cui di notte all'aperto sentite freddo. Cosa vuol dire che sentite il freddo uscendo di notte all'aperto? Non necessariamente perché l'aria è fredda, ma perché il vostro corpo disperde energia termica infrarossa verso lo spazio profondo. Lo spazio ha una temperatura quella del Big Bang 2,7 Kelvin, quindi se io metto un oggetto nello spazio libero eh, senza altre fonti di calore, questo oggetto tende a raffreddarsi fino alla temperatura di equilibrio che va verso i 2,7 Kelvin. Allora, che cosa faccio? Costruisco un grande schermo solare che è questo che vedete: composto da cinque strati di Kevlar, di Mylar metallizzati con diversi tipi di metallizzazione, con diversi spessori, con protezioni per i micrometeoriti, con molti trucchi tecnologici di costruzione. E questo riflettore mi tiene fredda la parte che sta in ombra, il sole e in questa immagine dal lato del pavimento, eh, le radiazioni solari investono questo primo eh, strato della, dello schermo solare. Questo strato a sua volta riflette gran parte e trasmette qualche cosa. La luce trasmessa, la luce infrarossa trasmessa, comincia a rimbalzare nello spessore, nello spazio libero fra gli strati e la maggior parte esce dal lato. Di questo sandwich. Il secondo, il terzo, il quarto il quinto fanno il medesimo lavoro e l'attenuazione che si ottiene è circa di un milione di volte. Allora, se da questo lato il sole ci manda grosso modo 1,3 kilowatt per metro quadrato di energia, dall'altro lato esce circa un milliwatt verso lo spazio. E questo fa sì che tutto quello che è qui in ombra può essere raffreddato. Per radiazione naturale verso il buio dello spazio a temperature di poche decine di Kelvin, ehm, volevo ancora dire una cosa: eh, ma niente, la dico, la dico poi successivamente. Ah, eh, la struttura e tensionata, ovvero e tenuta insieme da aste, queste qua sui lati, e queste in punta, cordini e carrucole, circa 200 cordini e circa 400 carrucole. Perché cordini e carrucole? Perché dobbiamo lanciarlo, il signor Webb, e portarlo nel suo punto di lavoro nello spazio. E per lanciarlo dobbiamo farlo stare nell'ogiva, detta anche fairing o carenatura, di un razzo. Eh, nel momento della concezione del web uno dei razzi più performanti disponibili sul mercato che poteva garantire eh, una eccezionale affidabilità era l'Ariane 5 dell'Unione Europea, dell'ESA e di Airbus. Eh, Perché è stato scelto Ariane 5? È stato scelto perché Ariane 5 è essenzialmente il contributo europeo eh, alla missione web. L'Europa contribuisce con il lancio, il lancio e il lanciatore, contribuisce con una parte degli strumenti scientifici e in cambio ottiene grossomodo il 15% del tempo salvativo per i propri scienziati. Quindi la nostra, la nostra offerta economica... È stata questa e la ricaduta è appunto del 15% del tempo di osservazione. Ariane, pur grosso, eh, ha dei limiti di spazio e il web è grande, circa come un campo da tennis, 21x14 metri ed è alto 8 metri. Questa struttura deve entrare in qualche maniera dentro la carenatura di Ariane che è alta 17 metri, ma ha un diametro interno di soltanto eh, 5,4, scusate, esterno di 5,4. Il web ripiegato a pacchetto diventa alto 10,60 m e largo 4,50 m. Fate conto che una volta che la carenatura è chiusa. Uh, il web dista dalla parete meno di 10 cm. E dato che la carenatura stessa vibra durante il lancio, perché il, il, la propulsione a razzo crea vibrazioni, l'impatto dell'atmosfera contro la carenatura ne crea altre, il superamento del muro del suono, il cosiddetto Max Q e via di questo passo, provocano modi di vibrazione del razzo e della carenatura tali per cui il web vibra nella carenatura e arriva, secondo le stime, a eh, circa 4 cm dal.. Da la carenatura stessa uno dei tanti limiti tecnologici al lancio in più la carenatura deve offrire un'altra cosa deve offrire l'uscita dei gas perché dal momento del lancio al momento in cui eh, ci si trova eh, nel vuoto a 30-40 km d'altezza passa circa un minuto. In quel minuto tutto il gas contenuto nei metri cubi di questo cono alto 17 metri largo 5,4 deve fuoriuscire. Quindi Ariane ha 28 pote di sfiato e tutto il pacchetto ripiegato del web deve degassarsi. e Ad esempio, eh, proprio per questo qui non si vede perché è molto piccolo, ma eh, i teli sono disseminati di fuori. Di fori non messi in asse, evidentemente uno con l'altro, eh, fatti in modo che il Sole non possa mai passare tutti i fori, ma fatti in modo tale che durante il lancio possa uscire l'aria, che, se no, farebbe esplodere il pacchetto stesso. In più Ariane deve offrire una messa in orbita di precisione. Eh, e deve offrire dopo il lancio una manovra di rollio perché eh, tutto il web non può essere illuminato continuamente dal sole e quindi il terzo stadio di Ariane, che cosa fa? Rolla nelle varie maniere, rolla alternativamente a destra e a sinistra per eh, offrire i due fianchi del web al sole alternativamente ed evitare il surriscaldamento. Per poter lanciare eh, web, dal sito di lancio francese di, della Guyana francese a Kourou, sito di lancio europeo posto in Guyana francese, bisogna portarcelo e il punto di assemblaggio era in California. Quindi, dalla California si è dovuto combinare un sistema, allestire un sistema di trasporto che via nave porti il telescopio attraverso Panama fino all'Atlantico e alla Guyana francese. Eh, per fare questo è stata utilizzata una motonave dell'Agenzia Spaziale Europea che è la Colibri, che è costruita appositamente per trasportare vettori, satelliti e parti dei medesimi ed è costruita appositamente per poter attraccare, caricare e scaricare al porto della Guyana. Il web è stato montato dentro questa incredibile scatola. La scatola che cos'è? Non è nient'altro che una estensione della camera bianca in cui il telescopio è stato assemblato in questi anni. Eh, la scatola deve offrire due barriere di protezione eh, agli agenti atmosferici, alla polvere eh, e due livelli concentrici di camera bianca all'interno del livello. Più puro, più pulito, c'è cioè il telescopio ripiegato. Eh, questo è il trailer, il, il, il rimorchio che sposta eh, il sistema, il, il, il transporter, e quelle che vedete a sinistra sono bombe di azoto, perché eh, tutto il sistema del telescopio veniva continuamente lavato con un flusso di azoto puro, sempre per evitare contaminazioni. Ecco l'arrivo del telescopio in uh, Guyana francese, dove viene cambiato il trattore e viene portato all'interno degli stabilimenti uh, dell'ESA in uh, sempre a Kourou e qui finalmente lo vediamo spacchettato e appoggiato sulla sua piattaforma di, di controllo per il momento, non ancora di lancio. Questa è la fase di apertura del sarcofago del cofano che trasporta il telescopio. Qui vedete le due camere concentriche. La copertura esterna è a tenuta stagna e ne copre un'altra interna che a sua volta è a tenuta stagna ed è quella che, come vi dicevo prima, è soffiata di azoto. Controlli, eh, verifiche, eh, ispezione di tutto quello che è ispezionabile ormai in camera bianca. E finalmente è, è ora di eh, montare il telescopio sul razzo vettore. Qui quello che vedete è l'edificio di assemblaggio verticale eh, dell'Ariane 5. Eh, questo in basso, questo grande cilindro, è la testa del secondo stadio. Questo è lo stadio di apogeo su cui poi verrà montato il telescopio e questa è una delle fasi di assemblaggio e montaggio. Nel frattempo che veniva preparato il vettore, eh, il Web viene rifornito di propellenti. Perché propellenti? Perché il Web ha un suo sistema di razzi che servono eh, per l'immissione orbitale e per il controllo della posizione orbitale. Questi razzi sono alimentati a idrazina. Eh, L'idrazina è un composto estremamente tossico e allora il riempimento del satellite con idrazina si fa in questa camera speciale con queste tute speciali che si chiamano banne suite, eh, tute da coniglietto. Eh, e gli operatori ci hanno messo una settimana per caricare 110 kg di propellente nei serbatoi del web. Eccolo finalmente rifornito, pronto, sollevato da una gru e pronto per essere montato su questo che vedete sotto che è la testa dello stadio di apogeo. Per il montaggio finale sul stadio di apogeo è stata costruita un'altra camera bianca estemporanea che è durata qualche giorno, in cui si sono fatte eh, tutte le verifiche strumentali del sistema di ancoraggio e di posizionamento sulla testa del vettore. E finalmente cominciamo a parlare di quella che è la tabella di lancio. La tabella di lancio del web è stata questa. 55 giorni prima del lancio, Web arriva al porto di Paracaibo, Paria Cabo, che è il porto della Guiana. Eh, dopo altro, un altro mese circa viene posizionata l'impalcatura sulla piattaforma di lancio. Sette giorni prima del lancio, Web viene montato sull'Ariane 5, quella che avete appena visto. Eh, dopo sei giorni eh, viene chiusa la carenatura, eh, un giorno prima del lancio Ariane rulla eh, verso la piattaforma di lancio e poi finalmente arriviamo al giorno di lancio. Qui gli eventi diventano molto più veloci, dopo due minuti si distaccano i booster a stato a solido che danno la spinta iniziale all'Ariane 5. Dopo tre minuti si apre la carenatura, ormai siamo a 100 km di quota e quindi nel vuoto. Dopo nove minuti il primo stadio finisce il proprio lavoro e si stacca. Dopo altri 27 minuti il secondo stadio finalmente si stacca e il web è libero di potersi muovere con i propri motori. A quel punto apre l'antenna di basso guadagno e il l'ESA traccia web, dovrebbe prendere il collegamento radio. Dove va il web? Va verso il punto Lagrangiano L2. Eh, scusate, c'è ancora qualcuno con il microfono aperto. Se gentilmente controllate i microfoni perché mi sento ogni tanto qualche rientro in cuffia e da, da fastidio. Grazie. Eh, Dicevo, il punto di lavoro di Web è in L2. Cos'è il punto Lagrangiano L2? Eh, in un sistema di tre corpi, che in questo caso sono eh, il Web, la Terra e il Sole, esistono dei punti stabili dove un oggetto può restare immobile rispetto alla congiungente Terra-Sole, praticamente senza fare manovre di posizionamento. Eh, in realtà web orbita attorno al punto L2. Il punto L2 sarebbe qui in mezzo. Lui percorre un'orbita un che si chiama orbita halo, alone, attorno a questo punto. Restando in questo punto è sempre orientato con il lato caldo dello schermo solare verso il sole e il lato freddo verso lo spazio. Eh, Avviene un trasferimento che dura circa un mese dal momento di lancio al momento del raggiungimento del punto L2, che è a 1,3 milioni di chilometri dalla Terra, quindi molto più distante, eh, tre volte, quattro volte più distante dell'orbita lunare. E poi a questo punto inizia una procedura di sei mesi di messa a punto della strumentazione. Questi sono i Lagrangiani figura che avrete visto, che qu quante volte sui libri di astronomia, il eh, agganciano L1 è fra Terra e Sole e qui abbiamo i satelliti di monitoraggio del Sole, in particolare SO ed SDO. Eh, l L3 è scomodo perché dall'altra parte del Sole. L4 ed L5 sono a 60 ⁇ fra la congiungente Terra-Sole, ma sono punti instabili e... Tendono ad accumularsi qui polveri eh, inter interplanetarie e quindi non sono punti tanto puliti. Il punto L2 è quello alla, opposto alla congiungente Terra-Sole ed è il posto in cui orbitano eh, un sacco di strumenti scientifici, un sacco di satelliti, eh, soprattutto telescopi per il visibile, per l'infrarosso e per i raggi X. Torniamo a quello che capita dopo il lancio. Siamo rimasti a 30 minuti separazione dal veicolo di lancio. Eh, 33 minuti dopo inizia l'apertura dei pannelli solari. Dopo due ore si apre l'antenna di alto guadagno che è puntata verso terra e poi cominciano ad aprirsi gli schermi solari. Prima si apre il supporto anteriore se tutto va bene dopo si apre il supporto posteriore e dopo se, sempre se tutto va bene progressivamente per verificare che tutto sia come deve essere sia lo spiegamento completo del, dello schermo solare um. Tutto questo il PMBA sono le due ali dello specchio principale, perché forse non l'ho detto, ma credo che si sia visto in qualche slide, soprattutto in queste, che lo specchio è ripiegato sui lati. Qui vedete eh, i pannelli della parte anteriore e qui sul lato tre pannelli più tre pannelli che sono ripiegati all'indietro, sempre per stare all'interno del fairing. Quindi occorre spiegare eh, le due ali dello specchio principale. Eh, poi, già che ci siamo, spiegare anche lo specchio secondario che mi dicono che serve. A questo punto sono passati circa 30 giorni, avviene la manovra di missione orbitale in L2 e in L2 comincia la fase di messa a punto del telescopio. Allora, tutto questo, tutto questo mese è stato un periodo da incubo, perché le cose che potevano andare storte, ovvero i cosiddetti single point of failure, eh, le cose che erano bloccanti, la, il, il guasto di una delle quali avrebbe bloccato la missione, erano oltre 350. Quindi 350 cose che possono andare storte. Eh, tutti i cordini, i funicelli, i funicelli e i rinvi dello, del, dello schermo solare, eh, i ganci di ritenuta dello specchio primario, eh, i razzi di propulsione, eh, il deployment, l'estensione eh, completa senza pieghe dello schermo solare. E via di questo passo eh, sono oltre 350 punti critici. Eh, il malfunzionamento di uno di questi avrebbe compromesso la missione e sono andati tutti bene. Bene, siamo in orbita. Siamo attorno a tono L2, percorriamo l'orbita di L2, che è un'orbita molto lunga, ci mette sei mesi a percorrerla, tutta, quindi un'orbita molto lenta. Eh, siamo arrivati dopo circa 30 giorni dal lancio e ora di cominciare a vedere che cosa può fare il telescopio. Quindi si comincia a fare un mosaico delle immagini, ovvero andare a vedere lo specchio primario in che situazione si trova. Poi si inizia a vedere se funziona il sensore di guida fine, poi si comincia a mettere a punto eh, i segmenti, i 18 segmenti dello specchio principale e via di questo passo, non vi faccio tutti i punti perché diventa lunga, fino a eh, dopo 180 giorni di questa fase che si chiama telescope commissioning e poi science instrument commissioning. Questa è la parte ottica del telescopio e questa è la parte degli strumenti di, di osservazione. Dopo 180 giorni, finalmente il telescopio è pronto per prendere le prime immagini e infatti le prime immagini sono arrivate, se non sbaglio, a fine giugno. Nel frattempo la NASA ci ha deliziato di qualche immagine preliminare eh, dopo il lancio nel, durante il lancio ogni specchio era in posizione retratta. Eh, gli specchi sono stati portati in una posizione di collimazione iniziale eh, che era... Vicina alla collimazione fatta a terra a temperatura ambiente eh, in condizione di laboratorio. Quindi, eh, dato che il tutto nel frattempo si è raffreddato a circa 30-40 Kelvin, il tutto si è anche assestato meccanicamente. E questa immagine sono le, i punti focali dei 18 specchi sul piano focale del telescopio. Bel casino, ovviamente. Eccoli qua. Sono stati in grado ovviamente per ogni specchio di numerarli e dirci che specchio era. Vedete le due ali e gli altri corrispondenti allo specchio principale, poi dentro uh, il sistema di ripresa c'è una lente apposita montata come filtro che permette di inquadrare lo specchio principale, quindi avere una panoramica dello specchio principale. Eh, le, il segmento di specchio che vedete illuminato sta in realtà riflettendo una stella molto luminosa eh, e gli altri riflettono la luce di fondo, però così è possibile vedere a grandi linee se ci sono anomalie posizionali tra gli specchi. Dopo una prima passata di centratura, gli specchi sono stati disposti su due esagoni concentrici e poi uno per uno sono stati portati. Eccoli qui, primo giro, secondo giro, collimati in un'immagine sola. Quindi si è partiti da 18 immagini, gli si è portati a 18 immagini nel, in una posizione nota e e poi di nuovo si è portato ogni immagine in un punto preciso collimata con gli altri ma questa non è ancora la collimazione finale è una precollimazione e questa è stata la prima immagine rilasciata con tanto gli anelli di diffrazione eh, della, del, della collimazione del telescopio eh, per collimarlo bene non devono essere soltanto centrate le 18 immagini, devono essere in fase. Quindi c'è anche un controllo fine di fase eh, con spostamenti di una frazione microscopica eh, di micron, mi pare qualche nanometro, che permette di mettere gli specchi anche in fase tra di loro. Fare in modo quindi che un fronte d'onda incidente sullo specchio arrivi tutto con la medesima fase sul sensore. Eh... Se avete mai collimato un newton, avrete presente che il newton ha una dozzina di punti. Di intervento, perché bene o male ho tre punti sul primario, tre punti sul secondario, ma poi ho l'altezza del secondario, ho la centratura del secondario su due assi, quindi altri quattro punti, e ho l'ortogonalità del focheggiatore, quindi grosso modo 12-15 punti, 12-15 vitine in un newton ci sono tutte. Qui i punti di regolazione, diciamo i gradi di libertà, per essere un pochettino più tecnici, erano circa 200, quindi si tratta di mettere assieme 200 parametri per riuscire a collimare il telescopio. Nel frattempo la NASA eh, divulgava lo stato del telescopio e le temperature. Eh, questa pagina è ancora attiva, eh, si chiama Where is Web. Se andate su Google Where is Web vi viene fuori questa bellissima pagina dove vi dice le temperature del lato a caldo, le temperature del lato freddo, eh, la temperatura di Miri che è già a 6 Kelvin. Eh, non, so, non ricordo più in quale data ho ripreso questa immagine, eh, e comunque si poteva tenere d'occhio la situazione di commissioning degli strumenti e la temperatura raggiunta dalle varie fasi del telescopio durante il commissioning. Nel frattempo sono state rilasciate alcune immagini. Questa è un'immagine di un campo del telescopio Wise, che è un telescopio spaziale dell'infrarosso, che riprende non ricordo se cicla, ma ve la faccio vedere un'altra volta, riprende un campo e poi fa vedere come il web vede il medesimo campo e quindi qual è l'incremento di eh, risoluzione, che è semplicemente eh, pazzesco. Non vedo tanti altri aggettivi, è una cosa pazzesca. Già che ci siamo, vedete che eh, la figura di diffrazione del web eh, ha la bellezza di otto spike sei spike sono dovuti al fatto che lo specchio è esagonale quindi ogni lato di esagono eh, contribuisce a creare eh, questi sei spike o tre diagonali insomma eh, quella rimanente questa è verticale è la figura di frazione dell'unico supporto che non è posto a 120 gradi col resto quindi eh, il supporto a quello pieghevole che è ripiegato durante il lancio, il supporto superiore dello specchio, crea questa riga verticale. Quindi abbiamo i sei spike dei, degli specchi più quello verticale del supporto. E questo spiega il perché di queste figure di frazione un pochettino strane. Eh, prima luce di Miri. Non ricordo che stella fosse, ma è una stella oscurata da polveri qui da terra che in realtà nell'infrarosso remoto di Miri era perfettamente visibile e soprattutto con un dettaglio eh, impensabile precedentemente. E eh, a questo punto vediamo quali erano e ormai quali sono eh, gli obiettivi scientifici del web. Eh, un telescopio nell'infrarosso permette di andare più di altri. All'indietro nel tempo. Eh, sapete tutti che eh, l'espansione dell'universo fa sì che gli oggetti più lontani si spostano verso il rosso. Eh, si chiama redshift cosmologico. Quindi, più guardo all'indietro nel tempo, più vedo la radiazione emessa spostata verso il rosso. Quindi le galassie primordiali e i primi oggetti luminosi dell'universo visibili dopo l'era della, della reionizzazione, pochi milioni di anni dopo il Big Bang, eh, sono ormai estremamente arrossati. Quindi se voglio vedere lontano nel tempo, devo andare a sbiacciare nell'infrarosso e poi nel radio. Eh, quindi primo scopo, universo antico, era della reionizzazione, prime stelle e prime galassie sviluppo delle prime galassie, della formazione delle prime galassie eh, sappiamo ancora molto poco, ci sono parecchie incognite, ci sono diversi modelli che non tornano, ci sono strutture da indagare per capire come sono nate le prime galassie. Già che ci siamo, materia oscura e energia oscura, perché studiando galassie estremamente remote, possiamo capire quali erano, eh, le, qual era la distribuzione di materia oscura. All'inizio dell'epoca dell dell'universo, e come l'energia oscura sta accelerando l'espansione, misurando quella che era l'espansione eh, nei primi miliardi di, vita, di anni di vita dell'universo stesso. Poi. E qui entra in ballo Miri, formazione stellare e planetaria. Eh, sempre con l'infrarosso si riesce in grande misura a penetrare le nubi di polvere e vedere gli oggetti luminosi dietro le polveri. Pertanto si possono penetrare i dischi protoplanetari e andare a indagare la dinamica dei dischi stessi e della formazione stellare. Eh, mezzo interstellare. Se io osservo ehm, oggetti che hanno emesso la loro luce attraverso 13 miliardi di anni luce di eh, nubi di idrogeno interstellari, posso in realtà mappare le nubi stesse e quindi indirettamente studio il mezzo interstellare, soprattutto quello più remoto. Poi esopianeti, eh, dato che Miri ha un... Uh, un coronografo, anzi una serie di coronografi, è possibile uh, non solo misurare uh, le curve di luce degli esopianeti, ma andare direttamente a esaminare lo spettro delle atmosfere degli esopianeti stessi. Se pensate che la Terra è circa un miliardo di volte meno luminosa del Sole vista dallo spazio, capite che se io volessi studiare l'atmosfera di una Terra devo prima togliere via uh, il i 999 milioni, eccetera, eh, milionesimi eh, di luce solare per vedere quell'unico miliardesimo che mi arriva dalla, dalla Terra che voglio osservare. E questo viene fatto con i coronografi. Eh, ancora una breve slide per dire che il web non è il successore di Hubble, ovvero eh, Web ed Hubble hanno eh, obiettivi completamente diversi. Hubble ha delle camere con un campo di vista, sensori pensati ormai 15-20 anni fa con circa un megapixel uno e 8 megapixel l'altro, che ormai fanno ridere perfino noi astrofili e soprattutto fanno ridere quando pensate che la camera del cellulare oggi arriva a 50, 100 megapixel come noccioline, eh, con campi di vista e risoluzioni abbastanza ampie, perché il campo di vista del web è di una manciata di secondi d'arco, ma abbastanza ampia, eh, 162 x 162 eh, secondi eh, con una risoluzione di una frazione di arco secondo. Eh... Sta per essere lanciato il Roman Space Telescope, spero l'anno prossimo mi pare, detto ora Nancy Grace Roman XW First. Che invece ha un campo di vista enormemente ampio, perché avrà 18 sensori da 16 megapixel. Quindi l'evoluzione dell'elettronica dell e dei sensori qui si vede drammaticamente. Osserverà anche lui tra il visibile e il vicino infrarosso con una risoluzione non eccezionale, ma un campo di vista enorme. Allora, questo è il successore di Hubble. Questo è un telescopio per survey, per il white field, per osservare campi ampi e trovare oggetti da osservare successivamente. Il web. E un telescopio da follow-up, ovvero eh, una volta che ho identificato con una survey degli oggetti interessanti, vado a studiarli con elevatissima risoluzione, eh, qualche millesimo di secondo d'arco a seconda della lunghezza d'onda, e con le camere relativamente con pixel piccoli, e soprattutto con campo visivo piccolo, del web. Quindi tutte queste macchine. Eh, sono complementari una con l'altra, eh, non è che siano una il successore dell'altro, non è che fatto web che ormai poverino sta arrivando per vari motivi a fine vita e un giorno o l'altro dovremo salutarlo, eh, se ne fa un altro identico. Si fanno strumenti che permettono in vario modo di avanzare l'indagine. Tra l'altro. Eh, doveva andare via nel 2022, speriamo si lancia nel 2023. Eh, LESA sta per lanciare Euclid, che è un altro telescopio straordinario per survey a grande campo nell'infrarosso, che ci manderà a Terra 260 gigabyte al giorno di dati eh, e raffreddato anch'esso. Uh, è un meraviglioso oggetto su cui lavorano tanto gli amici che lavorano qui e in questo momento uh, viene trasferito dalla legna di Torino alla Thales Alegna Space di Cannes per i test prelancio, e poi si spera appunto di riuscire a lanciarlo nel 2023. Quindi i telescopi spaziali in questo momento non ci mancano, come non ci mancano, ovviamente le scoperte da fare. Già che c'ero, nelle vacanze di Natale dell'anno scorso mi sono messo a cercare il web, perché era molto facile trovare le effemeridi e allora ho puntato un campo, eh, ho lasciato la camera a riprendere, questa è circa un'oretta di ripresa e questa traccia debolissima è il web prima dell'apertura dello scamo solare. Questo è un asteroide di campo che non ce l'ho fatta a identificare e questo è dimenticato di toglierla, è una traccia di un aereo. Eh, qui ho tolto tutte le stelle per lasciare soltanto la traccia del web. Quando è arrivato in eh, L2, in L1 scusate, e ha aperto i pannelli solari, è diventato un oggetto variabile, perché a seconda di come è orientato il pannello solare, brilla di più e di meno e in 30 minuti di posa mi ha lasciato questa traccia in cui la luminosità è cambiata di moltissimo. E, eh, ci sono diversi siti dove potete andare a vedere le effemeridi e capire dove si trova, dato che è in posizione antisolare, è sempre molto semplice trovarlo, perché è eh, alto nel cielo eh, in direzione della mezzanotte. Esattamente all'opposto del sole, quindi è sempre visibile. Quindi, in qualunque notte serena, si può pensare di andare a caccia del web e di magnitudine fra la 13 e la 15, grosso modo. Quindi, perfettamente riprendibile. È una cosetta interessante da Giochino da Astrofili, molto eh, diciamo educativo, ecco. Vediamo quali sono i primi risultati scientifici, che era un po' lo scopo di questo aggiornamento di conferenza. Eh, a luglio e ad agosto, eh, Web ha rilasciato tutta una serie di immagini, eh, che sono ovviamente scelte fra quelle più di impatto visivo e mediatico, eh, più che non per l'interesse scientifico estremo, non sono terribilmente tecniche. Eh, uno dei primi campi eh, fotografato è stato questo, che è un ammasso di galassie, che si chiama Smax 0723. Eh, è un ammasso molto ricco in cui ci sono degli oggetti interessantissimi, che sono essenzialmente alcune stelle di campo. Le stelle di campo lasciano... Il pattern della diffrazione, che nel caso delle galassie è molto meno visibile, anche se c'è, quindi quelle che vedete col pattern di diffrazione sono tutte stelle di campo della galassia. Questa è una zona dove stelle di campo ce ne sono molto poche e quindi vediamo le galassie sul fondo. Qui ci sono in realtà una galassia in primo piano e tutto un fondo che è un grande ammasso di galassie. Ma per capire un po' meglio questa immagine, io ho pensato di prenderla e girarla in negativo, perché in negativo si capiscono alcune cose interessanti. Primo, la galassia, questa in primo piano, è molto più grande di quello che sembra, perché eh, questo è il nucleo, ma questa e questa, tutta questa zona, sono le, le spirali. Quindi questa, questa qui è una spirale esterna, questa è una spirale interna questa è di nuovo interna e questa zona grigia è un'altra spirale esterna. Quindi la galassia prende in realtà metà del fotogramma, che nella, nella foto non girata in negativo si vede pochissimo. Seconda cosa, la foto è costellata di lenti di Einstein, ovvero di deformazioni eh, di galassie di fondo. Eh, dovute alla massa della galassia in primo piano. Non ricordo a memoria i numeri in, in parsec della distanza relativa, ma questa è in primo piano, mentre queste qui sono tutte immagini deformate di galassie sul fondo. In più, eh, sfruttando la spettroscopia, si è determinato che in realtà queste sono veramente due immagini o immagini multiple della galassia sul fondo. In più si vede un'altra cosa che la deformazione è su questo asse, questo è l'asse della galassia principale, ma anche le deformazioni gravitazionali sono coincidenti con l'alone della galassia principale. Quindi c'è della massa, non solo nel nucleo, ma tutto qui attorno, tutto qui e tutto qui, che devia e deforma le immagini delle galassie di fondo. Questa deformazione gravitazionale noi la imputiamo alla materia oscura, eh, che non sappiamo ancora bene cosa sia, ma di cui conosciamo l'esistenza grazie all'analisi proprio di questo tipo di deformazioni. Se guardate le galassie in questa zona, fuori dal, diciamo così, eh, dalla parte più densa della galassia in primo piano, vedete che la deformazione è molto più piccola. Qui c'è meno massa che deforma, come ce n'è anche meno qui, anche se comunque di formazione ce ne sono a Gogo, go, mentre è estrema in questa parte qui, dove la luce attraversa la parte più densa della galassia in primo piano. L'altra cosa che si può notare, lo vedete bene anche qua nell'immagine negativo, è che eh, molte galassie sono, diciamo, nere, nerastre, e molte altre sono blu. Avendo girato dal negativo, in realtà qui si vedono meno i colori, qui li avevo un pochettino esaltati, le galassie blu sono quelle che in origine sono rosse, avendo girato a negativo. Quindi questo, queste galassie blu fanno parte dell'ammasso di fondo, queste galassie nere fanno parte dell'ammasso in primo piano e sono probabilmente collegate gravitazionalmente a questa. Nel campo ci sono circa 2000 galassie riconoscibili. Il che dà un'idea eh, delle potenzialità, no? anche perché questa è un'immagine è una, è un raccolta in qualche ora di posa, mentre quando Hubble ha voluto fare il suo Hubble Deep Field è rimasto una settimana a integrare sul medesimo campo. Quindi la potenzialità è enormemente superiore, grazie all'area di raccolta che è molto più ampia. Dopodiché Hubble ha girato l'occhio verso il sistema solare ed è andato a raccogliere un'immagine ovviamente infrarossa eh, di Giove. Eh, in questa immagine si vedono bene gli anelli di polvere di Giove, polvere e ghiaccio, eh, con i satelliti pastori degli anelli di Giove, Adrastea, che è esattamente al limitare dell'anello interno, e Amaltea, Mentre questa luce qua è uno spike di diffrazione di Io che è fuori campo. E quest'altra riga qua sotto è la diffrazione di Aurora, eh, dell'aurora eh, polare di, eh, di Giove. Eh, sempre perché in questo modo, attenuando molto la luce visibile, diventano visibili le aurore polari del, del pianeta. Quindi, questa è un'immagine completamente inedita anche del nostro buon vecchio Giove. Torniamo al profondo spazio e andiamo a studiare un esopianeta già noto, eh, WASP-96b e il pianeta B del sistema WASP-96 era già noto prima, quindi questa è un'immagine di controllo, di prova, era già un esopianeta ben noto, non è una scoperta, ed è una misura della luce stellare attenuata dal passaggio dell'esopianeta, ma è finora la misura più accurata che abbiamo degli effetti di attenuazione della, di questo pianeta, del, del, del pianeta B del sistema WASP-96 e questa del 21 giugno di quest'anno. Sempre parlando di esopianeti, sempre su WASP-96b, utilizzando questa volta Nairis, senza neanche tirare in ballo ancora uh, il uh, eh, lo spettroscopio di Miri e il relativo coronografo, eh, si è fatta un'analisi dell'atmosfera del pianeta e l'analisi dimostra in maniera inequivocabile il contenuto di acqua nell'atmosfera nella, nell di 96B. Eh, quelli in bianco sono i dati. Quella in azzurro è una curva di best fit e queste sono le righe che ci si aspetta del vapore d'acqua a varie lunghezze d'onda infrarosse. La più intensa è questa, un micron e mezzo e un micron e otto circa. Poi si è studiato un altro esopianeta che è il B della stella Hipparcos 65426. Eh, e questo è stato studiato sia utilizzando NIRCAM con il coronografo di NIRCAM, sia usando MIRI con il coronografo di MIRI. Eh, Nell'immagine che vedete sotto, eh, la posizione della stella è dove vedete la stellina disegnata. Lì c'è il coronografo, infatti lo vedete bene nelle foto di destra di MIRI, che c'è un alone nero che è quello che copre la stella. Poi c'è della luce diffusa e questo è l'esopianeta. Queste sono le prime immagini dirette eh, dell'esopianeta, di questo esopianeta, di cui si conosceva l'esistenza per varie vari misure fatte da Terra, ma non era possibile determinare eh, esattamente la luminosità e prendere spettri. Adesso possiamo prendere spettri con NIRCAM in diversi filtri e con MIRI anche qui in diversi filtri. Quindi ci si aspetta anche qui, negli anni a venire, un diluvio di risultati di ricerche sugli esopianeti. L'ultima immagine eh, rilasciata è questa della nebulosa carena. Questo è un dettaglio della nebulosa carena dell'emisfero sud, eh, è un dettaglio in cui il web va a bucare le polveri della carena per farci vedere le stelle in formazione direttamente all'interno della nebulosa. Eh, Notate in questa immagine, come anche nelle precedenti, che c'è una cura del team eh, del web per riportare le immagini in colori e tonalità eh, che possono essere apprezzabili e paragonabili alle normali eh, immagini astronomiche. Eh, come avevamo detto all'inizio, il web non osserva nel visibile, ha una sensibilità marginale nel visibile verso il rosso. Quindi tutte queste immagini sono raccolte con filtri dell'infrarosso e poi viene fatta una resa eh, per renderle in falsi colori ma a falsi colori tali che le stelle in formazione risultano azzurre e le polveri risultano eh, giallo-arancio eh, e le polveri più scure risultano grigie, esattamente come vediamo nelle fotografie normali in ottico delle nebulose. Quindi c'è una cura di rendering e di paletta per esaltare l'aspetto diciamo, più estetico di immagini di questo genere. Questa è un'altra immagine sempre della carena in cui si vede benissimo uno dei muri di polveri. Eh, c'era anche, il, non l'ho messo qui, ma c'era il paragone eh, di questa immagine con un'altra presa dall Hubble che è semplicemente impietosa, eh, e anche qualche immagine della presa da Terra, che, dove si vede sia sì no una linea curva. Qui si vedono i dettagli di questo muro di polveri eh, soffiato ed inciso dalla radiazione ultravioletta di queste stelle, e si vedono le stelle in formazione all'interno dei globuli di Bok qui dentro. Ecco. Queste sono le prime immagini rilasciate, i primi risultati scientifici. Ce ne sono molti altri, ci sono dei bei siti della NASA dove vengono messe progressivamente le immagini rilasciate dal web con alcuni commenti eh, e ci sono anche, sono pubbliche, le schedule osservative che si possono andare a scaricare per andare a vedere che cosa il web sta osservando in questo momento. Eh, la politica della NASA è che eh, i risultati di ogni osservazione, a parte queste che sono... Osservazioni divulgative, diciamo, di, di rappresentanza, sono di proprietà del team che ha fatto l'osservazione per un certo numero di mesi e dopo un anno al massimo vengono poi rese pubbliche eh, anche per gli altri ricercatori. Quindi aspettatevi un diluvio di articoli a partire dall'estate del 2023. Ultima immagine, questa è una nebulosa planetaria nell'emisfero sud, eh, assomiglia un po' alla nostra Helix, ma non è la Helix, eh, non ricordo più come si chiama, non mi ero letto il nome l'altra sera, ma sinceramente non me lo ricordo. Questa è stata ripresa in due differenti lunghezze d'onda, che qui vedete affiancate, a sinistra da Nirkam e a destra da Miri, ed è bello vedere la stella che sparisce perché questa stella di sinistra, che poi questa qui più piccola, più arrossata, che è poi la stella che ha creato tutta la nebulosa. Eh, nell'infrarosso lontano è visibile, anche se è occultata da una cortina di polveri, mentre nell'infrarosso più vicino, eh, usato la NIRCAM, la stellina non è visibile, nonostante la risoluzione maggiore a lunghezze d'onda minori. Quindi si vede più dettaglio delle nubi di polvere all'intorno, ma la stella che causa la nebulosa non si vede, mentre con Miri diventa visibile. Ecco, Questa è stata la veloce presentazione delle prime immagini, la slide è sbagliata, ovviamente l'avevo fatta a dicembre dell'anno scorso in attesa delle prime immagini, ormai le abbiamo viste e sono ovviamente qualcosa di stupefacente. Silenzio. Mamma tombale. mia, siamo rimasti... <ride> siamo rimasti tutti basiti. Siamo rimasti tutti basiti. Incredibile, incredibile. Quello che si <ride> Probabilmente dentro le nostre teste adesso ci sono tantissimi pensieri. Sì, questo, questo è uno strumento straordinario da tantissimi punti di vista e apre, come ogni strumento nuovo, apre ovviamente. Eh, Nuovi orizzonti, no? quindi questi sono, sono tutti orizzonti nuovi, sono eh, nuove viste di oggetti noti, o come questo, come, come più o meno tutto, sono nuove viste di oggetti già noti, che però illustrano quali sono le potenzialità di esplorazione di un telescopio di questo genere e rendono un plauso incredibile eh, a chi eh, ha eh, pensato, progettato, costruito, lanciato e sta operando una macchina di questa complessità. È una cosa veramente fantascientifica, siamo nella fantascienza, in fantascienza <ride> pura. Mm. Chissà, magari riusciranno a trovare anche oggetti del, del, dell'universo, del cielo nuovi, che non conosciamo ancora. Ovviamente. Nuove finestre per una nuova fisica. Sì, nuova fisica non lo so, ma nuova astronomia sicuramente sì. Perché nuova ad esempio, astronomia, sì. Nuova sicuramente. astronomia sicuramente. Perché ad esempio una delle immagini, non so più se era in questa qui, non sono sicuro che fosse in questa, ma fosse sì. Eh, già in questa... C'è la galassia più antica mai osservata. Eh, non l'ho messa come slide, ma è stata osservata una galassia che era già completamente formata eh, poche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang. Eh, contrariamente a quello che eh, fanno pensare i modelli di formazione galattica correnti, e quindi sarà da osservare qualche altra galassia di quel tipo e andare a capire, eh, andare a capire quali meccanismi possono aver creato delle galassie già di quella dimensione, forma e struttura in poche centinaia di, mili di milioni di anni. Quindi c'è tanto lavoro da fare per, per tutti gli, gli astronomi che seguono questo progetto, assolutamente. Sì, sì, sì. sì. Quindi non ho capito, gli oggetti che Webb osserva e osserverà vengono segnalati, diciamo così, da altri telescopi spaziali. Che hanno il compito quindi di mappare, di cercare un oggetto interessante su cui puoi puntare il web. Esatto, esattamente così. Perché in realtà eh, se tu vuoi osservare un oggetto su, con web devi sapere già cosa osservare. Quindi okay. cosa, cosa fai? Eh, sei un ricercatore, hai un'idea, io voglio indagare la formazione delle galassie primordiali, eh, conosco delle zone di cielo dove ci sono galassie primordiali già identificate o dove spero di identificarne altre, eh, faccio una proposta osservativa, eh, un comitato... Eh scientifico vaglia queste proposte osservative, decide che la mia è interessante e mi concede un certo tempo di osservazione. Ho capito, che per okay. l'Italia sono il 15%. Il 15 per l'Europa. Per l'Europa, sì, per sì. Esa è il 15%, Circa. incredibile. C'è un altro dato interessante che non ho detto, ma che è molto buono, ovvero eh, quanto durerà il web. Eh, il web eh. ha una durata finita, perché eh, l'idrazina necessaria per mantenerla in posizione e, e fare il puntamento e, e altri lavori tecnici che si chiamano desaturazione delle ruote di, di, di reazione eh, ha una durata stimata di circa 20 anni. Eh, in realtà la quantità di idrazina residua dipendeva moltissimo dalla precisione di messa in orbita, ovvero eh, all'atto del lancio la vita Sperata di Web, la vita di progetto era di 10 anni. La vita minima accettabile era di 5 anni. Ma siccome eh, Ariane 5 ha fatto un'emissione orbitale estremamente precisa, si è potuto risparmiare idrazina per le manovre orbitali. E quindi si stima che Web durerà circa 20 anni. Mm. Forse hai già risposto a una domanda che volevo farti da profano, da tecnico, prof, da tecnica da profano il fine guidance system eh, praticamente è sempre operativo perché tu hai detto che la deriva è continua sì. quindi continua a sparare jet, jet, mini getti per eh, no, eh, no. Non... modulo le ruote di reazione Ah, ecco, non usa i non usa no, il Ci sono due cose interessanti. Primo, eh, l'uso dei razzi è estremamente limitato, limitato al minimo indispensabile, perché eh, i razzi sporcano l'ambiente attorno al telescopio, in quanto il gas emesso continua gravitazionalmente a, orbi a orbitare nei dintorni del telescopio e al brutto vizio andava a sporcare le ottiche. Eh, quindi il puntamento viene fatto con delle ruote di reazione che sono delle grandi ruote tipo giroscopio, che sono tenute in rotazione dei motori. Eh, se io accelero o rallento la ruota, per reazione faccio muovere la piattaforma del motore. Eh, quindi se voglio muovermi in un certo senso, do un colpo, accelero la ruota in un senso, la piattaforma si ruota nell'altro. Eh, poi rallento di nuovo il motore e io fermo la rotazione. Il problema delle ruote di reazione è che hanno attriti. Quindi se io voglio mantenermi fermo, devo continuamente aumentare la velocità, la velocità della ruota, sennò gli attriti mi frenerebbero e mi farebbero girare. Quindi una volta che le ruote hanno raggiunto una velocità massima vanno desaturate. Per desaturare cosa bisogna fare? Bisogna attivare i razzi e far ruotare il telescopio in una direzione. Nel frattempo freno la ruota che me la farebbe ruotare in direzione opposta. Tolgo energia alla ruota e la dissipo con i razzi. E questo è il motivo principale di consumo di carburante. Ho capito, interessantissimo veramente una cosa complessa proprio. Sì. Eh, sì. una delle tante cose complesse eh, c'è un'altra che è bellissima ve la faccio vedere aspetta, cerco di tornare all'inizio se il pc collabora forza che ce la fai devo arrivare devo arrivare qui ecco qua eh, la struttura è asimmetrica mm. eh, l'area del, dello schermo a prua è differente dall'area dello schermo a poppa non so quale dei due sia maggiore ma sono differenti mm. da sotto arriva luce solare la luce solare mi esercita una pressione di radiazione quindi tutta la baracca tende a ruotare perché il centro di spinta della vela di prua è differente dal centro di spinta della vela di poppa. Ragione da velista. Mm. Quindi ho un momento di imbardata. Il telescopio va a muoversi, va a beccheggiare in realtà. Mm. Eh, o mette giù la prua o alza la prua, beccheggia, garantito. Eh, questo è fastidioso evidentemente perché richiede che io agisca continuamente per mantenere appuntamento. Un ausilio a questo appuntamento sono questi pannelli, questo qui che vedete, lo vedete il mouse quando muovo, penso e di beh, sì. Beh, no? Quindi qui c'è un pannello e qui ce n'è un altro parzialmente nascosto. Questi pannelli sono dei flap, letteralmente, che servono a compensare i momenti di, di beccheggio. Quindi offrono una superficie su cui incide la, la luce solare così a naso direi che la superficie di prua è superiore a quella di, di poppa, quindi il pannello di poppa è più grande e deflettendo la luce a secondo un certo angolo incremento o diminuisce il, il momento di beccheggio e contribuisce a stabilizzazione. L'altra cosa che non ho detto è che dato che il telescopio è fatto così, non può puntare una qualunque area di cielo, può puntare qualunque area di cielo tra... Un punto a meno circa 20 gradi e un punto a più 20 gradi. Ruotando, metto la mano da, ruotando il telescopio, devo fare in modo che il sole non mi vada mai a bucare. Eh, bucare Seguito così, lo capite cosa intendo: a bucare qui dove ho il pollice eh, e andarmi a illuminare il telescopio. Devo sempre stare in ombra. L'ombra è garantita per certi angoli di puntamento, quindi non posso puntare dove voglio. Punto, entro eh, più e meno una manciata di gradi rispetto al mio orizzonte, il quale orizzonte è ortogonale alla luce solare. Però, anche facendo così, io posso ruotare di 180 gradi sul mio asse verticale, e nel giro di sei mesi posso comunque osservare tutto il cielo perché prima o poi mi viene a tiro. Certo. È complicato, è molto, è, è molto complesso. Ma tutti questi calcoli li fanno i computer di bordo, poi? Oppure da terra? Eh, terra, a terra, a terra, a La terra. modellazione vedi, fatta divano. a terra. Magari a bordo c'è una serie di allarmi, di sensori, di cose, guarda che stai ciuccando le quote, guarda che stai facendo un'operazione sbagliata. Però in realtà per tutti questi satelliti, eh, anche meno complessi di, del web, c'è un simulatore di terra, ovvero a terra ci sono dei programmi di simulazione per cui prima di mandare un comando, qualunque esso sia, al telescopio, il comando viene simulato oh, a si terra. Si vede, eh? e se qualcosa va storto te ne accorgi prima, in teoria. <ride> Ho capito, caspita. Sono in America i computer, immagino. Sono lì. sì a Goddard, uh -huh. mi pare sia in California Goddard. Uh -huh. Sì, sì, sono lì. Sono lì. Il centro di, con, di controllo è, quel, è lo stesso dell'Hubble, eh, sono vicini. Ho capito. Infatti, il telescopio è gestito dallo stesso eh, Space Telescope Science Institute, STSI, eh, che gestisce Hubble. Hanno l'esperienza per farlo, hanno i tecnici, hanno i modi e quindi fanno questo lavoro anche per il web. Ho capito. Altre domande? stranezze misteri <ride> misteri tanti misteri tanti sì no volevo farti una domanda sempre un po tecnica nel caso nel malagorato caso che uno degli specchi venisse colpito da una micrometeorite da un, un eh. anello di polvere eh, inficierebbe tantissimo diciamo sulla qualità dell'immagine o gli altri specchi riuscirebbero un po in qualche maniera a compensare eh, la, la perdita, diciamo, di immagine dello specchio danneggiato. Dunque, è già successo ed è un bel casino. Ecco, eh, è già successo, è successo in agosto ed è un bel casino, o forse già in luglio. allora eh, il, il web è stato colpito da, da un meteoroide che ha deformato eh, uno degli specchi. Eh, ma aspetta, se riesco rifaccia così dovreste vedere eccolo qui siamo a perdere facebook vedete il mio browser Sì, penso di sì. Mm. Sì. sì non sono qui secondo me non sono qui vediamo ancora la presentazione però Vedi la presentazione? Allora aspetta, devo, devo chiudere questo e devo dire controlli riunione, aspetta. Eh. Eh. No, così esco dalla riunione. Aspetta un momento, devo trovare modo di condividere il desktop. E non so come si fa. Allora. Isoled l'attività non è lì. Prova a uscire dalla condivisione, condivisione. per rientrare. Togli la condivisione. Uh. Eh, devo trovare dov'è. Sotto. Sotto, ma ho la barra degli strumenti. Aspetta un momento. Allora. Eh... Provo a interrompere io, vediamo un po' cosa una succede. Non ha scomparsa sì. di solito. Sì, interrompami, infatti non mi viene fuori perché c'è la barra sotto attiva allora, e non me lo fa aprire. Ah. ah, ok, perfetto, okay. aspetta okay. allora. Torno qui e rifaccio. Come faccio di nuovo a condividere? Eh, eh, Condividi eh. schermo, eccolo eh. qua, ok. E vado a condividere. Eccolo qui. Ok. Dovreste vedere una videata di browser. Sì. Ora sì. sì, sì. Allora. Eh... Aspetta perché non è qui. Proviamo così. Ah, eccola. Oh, caspita Oh, mamma mia. Eccolo. Eh, eh, mamma mia. Eh. Eccolo qua. Allora, eh, è successo, buono lì, è successo in un momento eh, non meglio identificato prima del 21 eh, giugno. Eh, sì, il 9 giugno è stato il 9 giugno esatto Beh, bravo sì. eh, allora si sapeva perfettamente che qualche meteoroide avrebbe colpito lo specchio eh, io partecipo anche a forum astronautico lì abbiamo avuto delle lunghe discussioni eh, sulla possibile degradazione degli specchi dovuta a impatto di meteoriti io avevo detto che insomma alla fine eh, il cratere di impatto di un meteorite tipico un millimetro o cosa del genere su uno specchio di 20 metri quadri tutto sommato ha poco effetto non era un gran problema e vedi questo passo, dopodiché eh, c'è stato questo impatto che ha smentito tutto, anche le stime della NASA e che effettivamente ha deformato uno specchio. Perché questo vedete il fronte d'onda, questa è una misura interferometrica che dà l'errore di fronte d'onda in nanometri dei vari specchi. Vedete mm. che al prima della, della cura, misure fatte a terra, gli specchi avevano errori. Grosso modo tra più e meno 200 nanometri, ma qui mm. l'errore è di un micron, mm. è bianco. Sì. Quindi c'è un punto dello specchio deformato per circa un micron. Quindi la botta è effettivamente deformata lo specchio. Ogni specchio può essere spostato eh, su sei assi tre assi di traslazione e tre assi di rotazione e si può cambiare eh, la sua eh, sfericità, insomma, la concavità dello specchio. Sì, allora, sì. Quindi può essere risintonizzato, eh, però effettivamente il sensore di fronte d'onda di NIRCAM ci dice che la botta c'è stata ed è, è stata, stata bella forte. Bella forte, ah. importante, sì. Mm -mm -mm. Infatti dicono Unexpectedly Large micro Strike, quindi una botta uh, forte e non attesa. No, eh, non prevista, diciamo. Non prevista, esatto. Eh, così è se vi pare. <ride> da un punto di vista ottico non certo. cambia poi granché, è una piccola cosa, non diminuisce particolarmente eh, la performance dello specchio. Eh, però, insomma, è, è stato un evento. La questione del, del frigorifero mi, mi intriga tantissimo. È una follia, è una follia, è una, cosa è una follia incredibile. È una, cosa follia. È, una cosa follia. è una cosa follia. È una roba folle. Vabbè. Sono meno... Si racconta un pochettino come funziona e ah. ovviamente lunghetto. Ti racconta, eccolo qua, eh, ah. come funziona un, un frigorifero, eh, come funziona compressione ed espansione, tutte cose che meccanici e, e fisici conoscono molto bene e anche chi si è riparato il frigo. Eh. Eh. <ride> anche chi ha giocato con un compressore o con la pompa della bici, eh, insomma, tutte cose di questo genere. Ma eh, il cryo cooler normalmente cosa fa? Eh, forza un gas attraverso una valvola e serve un compressore. E qui, soprattutto per motivi di vibrazioni, non si volevano avere eh, parti in movimento. E quindi il, il cryo cooler, cooler è un sistema che si sì, forza un gas attraverso una valvola e la fa espandere e c'è uno scambiatore di calore eccetera 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 ma eh, lo fa senza patti in movimento. E credo che ci sia a un certo punto lo schema. Eccolo qui. Compressore hanno parte in movimento, le parti in movimento fanno vibrazioni e noi non vogliamo eh, tubi e compressori che facciano vibrazioni. E quindi eh, il, il cryo cooler contiene il numero più basso possibile eh, del, di, di parti in movimento, tutte molto lente, tra l'altro, due pistoni che sono bilanciati in modo perfetto che si muovono uno rispetto all'altro. E poi Eccolo qui. E poi questo oggetto che si chiama cryo cooler, eh, che è un sistema eh, che funziona con un impulso acustico lungo il tubo e grazie a quell'impulso acustico eh, viene mandata un'onda stazionaria nel tubo e questa onda stazionaria permette di separare le molecole più calde da quelle più fredde. Sì. Incredibile! Questo, questa è la genialità, la genialità! Incredibile, incredibile. È la genialità. Mm. Quindi se a questo punto io posso estrarre calore dal, dal pulse tube a ogni ciclo, faccio ridiventare più freddo il gas nel pulse tube. E da guardare con, con cura questo video, è qualcosa di eccezionale veramente. Ovviamente non funzionava, uh -huh. eh, ci hanno messo un po' di anni a metterlo a punto, perché la prima, la prima realizzazione non ha funzionato ma l'idea di fare sta roba in orbita e farlo funzionare con una, una stazionaria acustica e sperare che funzioni per vent'anni in orbita eh, a ciclo chiuso con l'elio è qualcosa di, di, di... incredibile eh, senza, senza senso, senza sì, senso. Sì, è pazzesco senza senso anyway questo è il freezer dell'elio pazzesco, pazzesco veramente e una volta che andrà in disuso, il James Webb eh, verrà lasciato lì, verrà... verrà lasciato lì, verrà lasciato lì perché eh, aperte virgolette non da noi a nessuno. Ah, okay. eh, C'è anche una cosa molto interessante, non so se lo faranno, eh, era un'ipotesi che avevo letto, poi non so che cosa verrà veramente fatto. Allora, sempre per, sempre per non avere... Eh, inquinamento dovuto ai razzi. Il web, chiudo, chiudo questa, va tanto se riesco a, a, a ricondividere: uh, vabbè, non riesco, non riesco a cambiare la condivisione, non so perché. Allora, con... aspetta, che... ah, aspetta, 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 aspetta. Ah, aspetta, che ce l'ho fatta. Avevo la telecamera sull'icona, che è già ah, bella. Okay. Ecco. Eh, dicevo, torniamo a questo. Torniamo a questo. Eccolo qua. I razzetti di spinta sono qui, sono a coppie destra, sinistra e mi pare che ce ne siano otto. Sono okay. tutti da questo lato. Okay. Non c'è nessun razzo che spinge in giù verso il Sole. Tutti i razzi spingono via dal Sole. Ah. Allora, eh, il punto lagrangiano è una specie di cunetta. Eh, da un punto di vista di potenziale gravitazionale. Allora che cosa si fa? Si fa in modo che il telescopio sia sempre, aperte virgolette, qualche metro, per dare un'idea umana, al di qua della cunetta e tende a ricadere verso il Sole. Man mano che ricade verso il Sole do un colpo e torno verso la cima della cunetta. Se passassi il colmo della cunetta, cadrei verso lo spazio esterno. E non avrei modo di frenare okay. perché non c'è nessun razzo nell'altro senso, nell senso, sempre per motivi di inquinamento dell'ottica, di pulizia e di controllo dell'ottica, eh, quindi è sempre tenuto al di qua. Allora, sì. una delle possibilità è con l'idrazina residua dargli un colpo oltre la cunetta. A che questo punto di... andrebbe oltre il Lagrangiano L2 sì. e si metterebbe probabilmente in orbita solare alla fine, però anche lì dov'è. In un'orbita in cui c'è un oggetto che la percorre in sei mesi, la densità di eh, oggetti umani è bassissima, non okay. c'è ancora affollamento in L1. E in più eh, nel punto Lagrangiana, L2, scusate, eh, nel punto L2 ci sono molti satelliti che percorrono in realtà orbite differenti. Quindi su questa orbita non ce ne sono altri. Quindi tutto sommato non No, da, non, non darebbe fastidio. No, cioè. non darebbe fastidio. Ok. Avete domande? Volete comprare l'Hubble? Fanno un buon <ride> prezzo. <ride> Lo vendono. <ride> è un po' miope. <ride> è un po' miope, a ah, ciacchi di vecchiaia, <ride> eh, uno dei calcolatori è andato a spasso, eh, l'altro funziona un po' così, eh, però è ancora funzionante. Ok. Ecco. <ride> È un buon usato, via. Sì, un buon usato sicuro. Ha dato delle <ride> belle soddisfazioni. Sì, singolo <ride> proprietario. <ride> eh, Marco, volevo chiederti una cosa. Eh, volevo sapere i link eh, per riuscire a vedere l'immagine che può vedere il James Web, eh, dove li troviamo? Non per lo so, non le... credo che ti permetta di vedere l'immagine no. che può vedere il web. Eh, puoi vedere che cosa sta facendo, eh, sì. lo vedi così. Allora aspetta che cambio condivisione e torno qua. Perché se fai qualcosa del tipo... Così... Okay. Trovi la schedule. Ecco, ok. Va bene, ok. Eccola qui. Che giorno vuoi? Oggi è il 19? Mm. No, oggi non è il 19, il è 15, ma quello che è. Eh, comunque, ti tiri giù una schedule ed eccola qua. Ah, ok. È bello. Ta -tan, ta -tan, ta -tan. Eh. Che cosa faccio? Dove inquadro? Che categoria è? Stella, stella, galassia, stella, stella, sì, stella sì. galassia cluster, calibration. Sì, sì. Eh, dove calibro? Calibro su due masse quella stella qui. Eh, che perché calibro, calibro il fine phasing di nircam Ecco. Hai la descrizione della schedule e puoi andare a vedere che cosa farà, cosa sta facendo, salvo ovviamente eventi che vanno a incasinare la schedule, perché tutte queste schedule sono soggette evidentemente ad approvazione e evoluzione, però si possono andare a vedere. Sta finendo il primo ciclo osservativo, c'è già la, la, la serie per il secondo ciclo osservativo, e, insomma. Ce ne sono tante. Vedete che ci sono siti per il pubblico e sitoli, siti per, per, per gli scienziati. Ad esempio, eh, voi scaricate le immagini, ok, in che formato te le do, eh, come te le calibro, eh, come sono calibrate, quali sono le convenzioni, eh, tutte queste cose qui. Bene. Science planning. <coughs> Uh, eccolo qui. Mm. Questo mm. è bellissimo. Aspetta. Sono le proposte di osservazione. Esatto. Bellissimo. Allora, fai una proposta dell'astronomo, che è, è, un, è, un, è un tool che ti permette di scrivere, validare e sottomettere una proposta osservativa. Poi fai un, tempo di cal un calcolo del tempo di esposizione esattamente come facciamo per le nostre immagini fotografiche. Mm. Uh, Insomma, devi avere un'idea di quanto esporrai, no? eh, Se voglio fare la Luna eh, vado sui millisecondi e se voglio fare eh, una galassia vado sulle due ore a salire, ecco. Ma se voglio fare Andromeda in 30 minuti la vedo bene. Quindi eh, a seconda del tipo di oggetto faccio un calcolo del tempo di posa che mi serve per avere un rapporto segnale disturbo per i vari metodi osservativi. Poi devo capire quando l'oggetto è visibile. Quindi TVT, Target Visibility Tool, eh, ti aiuta per capire quando il tuo target sarà visibile da parte del, del telescopio e poi stimi quel target come verrà visto, con quale sensibilità, con que, che, che risultati ti darà, ti simula i risultati che ti darà. In base a questo vai a scrivere una, una proposta salvativa. C'è veramente un mondo dietro. Eh, sì, sì, interessantissimo. E la cosa bella che è tutto disponibile perché eh, è tutto completamente pubblico. Pubblico, sì. Ovviamente per fare queste osservazioni devi essere astronomo professionista. Per proporre. Eh, nì. Eh... Ovviamente, ovviamente deve essere una proposta fatta in termini scientifici, così e cos ha però, se io fossi un privato con un'idea straordinaria di osservazione e la vado a proporre, io non penso che venga rigettata a priori, eh. viene rigettata dopo tre secondi netti, ecco, ma non a priori, ho eh, sì. capito Caspita. Allora bisogna mettersi sotto, pensare a qualcosa eh, sì. forse. <ride> bello, interessantissimo. Bellissimo. Mi pare di, di aver detto che finora hanno accettato forse il 20% delle proposte, eh, beh, perché, perché il tempo è quello chiaramente. E quindi bisogna sgomitare da qui ai prossimi 20 anni per andare a, a capire qualcosa. E quindi c'è una commissione che decide? Ovviamente sì. Ah, Ovviamente, ah, sì. Ah. Ovviamente sì. Ovviamente Margo, che, che tu sappia, c'è già qualche target particolare e gustoso che, che hanno dato come review di possibili nuove no non, non, per il momento no eh, devi andare a vedere eh, le immagini rilasciate, se c'è cioè qualcosa di strano, ma mh, finora non c'è niente di eccezionale. La cosa più eccezionale è, sono le, secondo me, eh, la cosa che mi piace di più, la, 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 le, le, le prime galassie formate, quindi le immagini delle, delle galassie più antiche. Quello, quello è un discorso veramente interessante. Eh, la scienza degli isopianeti personalmente mi stuzzica di meno, però per i planetologi è una manna. Mm. Quindi sì, roba ce n'è ovviamente. Sì, sì. Ok. Bene. Allora, io direi che a questo punto possiamo ringraziare Marco per l'interessantissimo inter intervento che eh, poi lascia spazio ancora a un sacco di possibilità future. E, eh, Metteremo poi su YouTube la, la relazione, quindi potrà essere osservata con calma da tutti coloro che non hanno vista o riosservata da chi, chi vuole. E niente, saluterei tutti, ringrazierei tutti i presenti, oltre a Marco ovviamente. E alla prossima.